Grazie Presidente. Intervengo sulla questione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che anche oggi in Commissione Difesa è stato oggetto di un'affermazione del Procuratore Zuccaro, che ha detto che il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo crea appetito alla criminalità organizzata, che aggredisce le enormi risorse che lo Stato italiano investe, mette per il sistema di accoglienza, oltre 2 miliardi e 200 milioni. Ebbene, noi non abbiamo ancora soddisfazione da parte del Ministro Minniti a due interrogazioni parlamentari, la prima del 30 marzo 2017, la 407299, e la successiva di analogo tenore del 19 aprile, la 407375. Noi riconfermiamo un'anomalia presente nei numeri dati dal Ministero dell'Interno. Non è possibile ad oggi, a 4 mesi dall'inizio dell'anno, che il numero dei migranti, dei richiedenti asilo all'interno del sistema sia analogo a quello del 31 dicembre dello scorso anno. 1.000 in più, 177.000 contro 176. Quando negli ultimi 4 anni abbiamo registrato un aumento esponenziale delle presenze, quando nei primi 4 mesi di quest'anno gli sbarchi sono aumentati del 35%, non solo, ma dal primo dell'anno fino a pochi giorni fa oltre 46.000 persone hanno richiesto asilo, e quindi ai sensi del decreto legislativo 142 del 2015 queste persone devono entrare nel sistema di accoglienza, ovvero sia per la Lega Nord stanno mancando circa 45.000 persone da annoverare come presenti nel sistema di accoglienza. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Noi abbiamo chiesto con 2 interrogazioni trasparenza nei numeri. Questa cosa è stata anche messa nero su bianco sul recente decreto sull'immigrazione. In concambio il Ministro degli Interni cosa fa? Da oltre 20 giorni nel cruscotto giornaliero che viene messo ogni 2 o 3 giorni aggiornato in ordine al numero degli sbarchi, al numero dei ricollocamenti che è ancora fermo, ebbene il numero dei richiedenti asilo nel sistema di accoglienza è sparito. E questo è vergognoso. Noi chiediamo trasparenza, chiarezza, perché ci sono di mezzo enormi numeri, ci sono di mezzo enormi risorse economiche finanziate dagli italiani, c'è di mezzo la criminalità organizzata. Quindi preannunciamo un'ulteriore interrogazione nelle prossime ore sullo stesso tema. Grazie.